Bentrovati a tutti quanti voi. Cominciamo ad avere molte preoccupazioni perché hanno nettamente ricominciato, come apprendevo da alcuni youtuber, perché non leggo giornali, non leggo siti, faccio una mia informazione tutta particolare, intanto vi invito a guardare tutto juve.net, calciogol.it. Vi dicevo che ho appreso che un tal Visnardi ha avuto a che dire rispetto ad una presunta operazione di mercato. Voi sapete che io non parlo del calciomercato, do soltanto e commento le ufficialità, ma qui si tratta di dire un'altra cosa. Cioè, praticamente, questo Visnardi, rispetto all'operazione relativa ad un giocatore brasiliano dell'Aston Villa che la Juventus vorrebbe prendere, in pratica che cosa ha combinato? Ha detto una cosa molto grave. Intervenendo ad una radio, ha detto praticamente: la Juventus in questo affare inserisce McKennie valutato 20 milioni a un anno dalla scadenza del contratto. Stesso discorso per Ealing in scadenza nel 2025. Mi sembra una di quelle operazioni che ricordano molto quelle per cui la Juve è finita nel mirino delle autorità. Non ci si stanca mai di queste plusvalenze. Intanto questo è un disonesto intellettuale. Questo è una persona indegna perché McKennie non vale 20 milioni, ma molto di più, quasi il doppio. Ealing Junior, la stessa cosa. Se l'operazione andasse in porto, come ci stanno raccontando, ma io vi ripeto, guardo soltanto le ufficialità, vi sto raccontando un'altra cosa in questo momento, la Juventus gli dovrebbe dare questi due calciatori, cioè quindi smantella quasi mezza squadra, più una ventina di milioni di cash. E questo viene a parlare di plusvalenze fittizie, mentre sa benissimo che la Juventus non doveva essere assolutamente condannata per quelle plusvalenze, perché quella fu una manovra dell'Europa, e in più quel processo non è ancora cominciato, c'è un'inchiesta che non doveva essere aperta da Santorillo a Torino, perché non era competente per territorialità, passata invece a Roma. E Roma ancora ha le carte ferme, ancora non si pronuncia il GUP, se li manda o no a processo. Pensate un po', e nel frattempo giocatori come Mandragora hanno dimostrato di valere molto di più della plusvalenza, della valutazione della plusvalenza. La stessa cosa dicasi per Orsolini, infatti le procure di Bologna e Udine hanno chiuso l'inchiesta, e anche altri giocatori che venivano citati in quelle liste di plusvalenze sono stati venduti a 30, 40, 50 milioni in Inghilterra e via dicendo. Quindi altro che plusvalenze fittizie. Ecco perché uno come questo è particolarmente in cattiva fede, in malafede, perché l'antijuventinismo acceca tutti quanti. E poi un'altra operazione accostata alla Juventus, quella di Greenwood, il giocatore inglese, il quale qualche anno fa venne accusato dalla fidanzata di stupro, poi la stessa fidanzata si è ritirata come si dice, la denuncia, e tutto è finito a tarallucce e vino. Mentre questo, il Fatto Quotidiano, è andato a prendere la Juve, tratta un giocatore che è stato accusato di stupro. Pensate un po', il Fatto Quotidiano, quel giornale fallito, è tenuto in vita con i soldi che durante il Covid gli ha dato Conte, l'ex presidente del consiglio del Movimento 5 Stelle, del giornale di Travaglio, dove ci scrivono personaggi di dubbia serietà. Hanno ricominciato perché la Juve fa paura. Questo io l'ho appreso dagli altri. Da tanti altri youtuber che hanno praticamente insistito su questa vicenda. E quindi la Juventus comincia a far paura. Invece vorrei sapere, questi 6 milioni dell'ingaggio aumentato a Barella, dove li prende l'Inter? Dove? Non mi fido.
Perché secondo voi gli danno 6 milioni? Dove li prendono? Come li giustificano? Quindi non sono 6 milioni, sono molti di meno. Ma dato che Barella è andato all'Inter, provenienza Cagliari, e dato che il presidente del Cagliari è Giulini, che nello stesso consiglio di amministrazione dell'Inter, e per questo motivo, già ve l'ho spiegato, c'è illecito retrocessione Cagliari-Inter, Barella si sta zitto. Barella è un ottimo giocatore che vale più di 6 milioni di ingaggio all'anno, ma molti di più. Secondo me, oltre ad essere uno dei migliori giocatori italiani, è uno dei migliori giocatori d'Europa nel suo ruolo. Anche se antipatico, è una persona che rompe scatole agli arbitri, sta sempre addosso all'arbitro. È uno che finge molto, in Inghilterra non lo farebbero manco entrare, per come simula. Però è bravo. E voi pensate che questo 36 milioni, dove li prendono l'Inter? Li possono pure scrivere a bilancio, con un silenzio assenso del calciatore. Ma poi, così come la farsa di Lautaro, che non lo vuole nessuno, l'hanno offerto a tutta Europa, stanno solo aspettando di poterlo cedere, perché devono fare moneta, ma non riescono a cedere. E allora fanno tutta una manfrina, vuole 12 milioni, no, ma poi si accontenta a 9 perché in doppia cifra non si ci può arrivare. E voi pensate che questi hanno 9 milioni per darli a Lautaro? Ma a chi lo devono far credere? A chi lo devono far credere? Non hanno credibilità. Non hanno nessuna credibilità. Io di questi non mi sono mai fidato e mai mi fiderò. E infatti tutto viene a galla perché questi sono, vivono nella menzogna. L'Inter è una squadra che vive nella menzogna. Fino a quando ci sarà l'Inter nel campionato italiano, sarà un campionato illegale, sarà un campionato illecito. Fino a quando questi rimarranno nel campionato italiano, non c'è regolarità nel campionato. Perché non possono starci, non hanno le coperture, come dimostrano i fatti. E noi stiamo aspettando la Procura della Repubblica, ma è una procura amica però. È una procura che non valuta il monte ingaggi dell'Inter, da dove proviene. Quando una procura sente puzza di bruciato, comincia ad indagare. Non c'è bisogno di già identità bianconera. Sono troppo chiare ed evidenti le discrasie dell'Inter. Troppo ingiustificate certe scelte. Ma tutto passa sotto traccia, con il silenzio assenso dei giornali, che è la cosa più colpevole che c'è. E poi tutto questo monte ingaggi dell'Inter, come fanno a pagarlo? Dove prendono i soldi? Per giustificare qualche operazione devono vendere per non dare nell'occhio, come hanno fatto nel passato. Nel passato hanno potuto operare, che hanno smantellato l'Inter, l'hanno smantellata, hanno venduto i pezzi migliori. Però hanno fatto la finale di Coppa dei Campioni, guarda un po', hanno vinto lo scudetto farlocco, imbrogliato, l'anno dopo, guarda un po'. Cioè, ma vi spiegate una squadra come l'Inter, che l'anno scorso ha ceduto 9 giocatori arrivando quarta in campionato, vince il campionato con 20 punti avanti alla seconda. E poi che fa? Esce dalla Coppa Italia al primo turno. Vince la Supercoppa dopo un imbroglio dell'arbitro durante i minuti di recupero. Esce dalla Coppa dei Campioni con una squadretta e vince il campionato con 20 punti avanti.
era imbrogliato, no, il campionato. Era palesemente imbrogliato tra VAR, AVAR, giochetti, Open VAR. Fino a quando la Juventus era testa a testa, è venuta la fine del mondo contro la Juventus. Ne hanno fatte di tutti i colori. Ma ancora ve lo dobbiamo raccontare. La presenza dell'Inter è illegale a tutti i livelli. E c'è la procura amica. C'è la procura amica che non guarda, non valuta. C'è un presidente del tribunale che dichiara il suo amore per l'Inter e dice: qui siamo tutti interisti. C'è un procuratore capo che va a cena, interista, che va a cena, va a vedere le partite, tifa l'Inter. E allora Zampini ha ragione, lo faccio risentire. No, non ve lo voglio fare risentire. L'ho fatto risentire già in un altro video. Andatelo a rivedere. Poi non diciamo sempre le stesse cose. Cioè qui siamo di fronte ad una situazione molto discutibile. Ma molto discutibile. E nel frattempo la Gazzetta dello Sporco si diverte a prendersela con i giocatori della Juventus, che io non vorrei andassero mai in nazionale. Hanno buttato fango su Gatti, ma Gatti l'ha dovuto chiamare per forza, ci sono stati due infortuni che gli hanno spianato la strada per la nazionale. Ora hanno cominciato con Fagioli, Fagioli non è pronto. Cioè il titolo è su Fagioli, non è pronto Fagioli. Ma che scherziamo. È un tambureggiamento quotidiano, quotidiano, quotidiano. Non so come farà Giuntoli. E come farà Thiago Motta. Perché Thiago Motta fra poco si accorgerà quando negli spogliatoi saltava Thiago Motta e diceva vinceva con l'Inter, quando avevano fatto fuori tutti quanti, vinciamo senza rubare, saltava Thiago Motta. Thiago Motta ora si accorgerà dove è venuto e i torti che subirà da allenatore della Juventus e come allenatore. Adesso si rende conto, perché prima Lippi accusa la Juventus per una carriera intera, poi si accorge da allenatore della Juventus come veniva penalizzata la Juventus. Poi Allegri, che le dice di cotte e di crude, poi viene all'interno della Juventus e si accorge come è penalizzata la Juventus. Sarri, che ne aveva dette di tutti i colori contro la Juventus, allena la Juventus e si accorge come viene penalizzata la Juventus. E toccherà la stessa sorte anche a Thiago Motta. Perciò quando vi dicevo che io sono contento che un anti-juventino è venuto a allenare la Juventus, perché tutti gli anti-juventini poi diventano vincenti con la Juventus. Ecco perché, cari amici, ci troviamo di fronte ad una situazione di grande imbarazzo, una situazione che è sostenuta dal silenzio della stampa, è sostenuta da un establishment istituzionale molto molto imbarazzante e andrebbe cambiato. A mio avviso il governo dovrebbe commissariare il CONI, il commissario del CONI, dovrebbe commissariare la FIGC. E nella Lega Calcio bisogna che si prendano dei distinguo, che squadre come il Milan, la Lazio, la Juventus, il Napoli, facciano sentire forte la voce rispetto alla
valutazione diversa tra l'Inter e tutte le altre società. E nella Lega, perché poi il fulcro di tutto è la Lega Calcio. E quindi è la politica del calcio, la Lega Calcio. È lì che avviene un po' tutto. È lì che Marotta muove le pedine, come facevano un po' Galliani e Moggi. Vi ricordate che andavano in contrasto nella Lega, si fronteggiavano nella Lega Calcio, se ne dicevano di tutti i colori e si spaccavano. Galliani era il presidente della Lega, vi ricordate? Però quando meno c'era più democrazia, c'era una dialettica all'interno della Lega. Ora qui siamo purtroppo vittime, tutti quanti, di un sistema marcio, istituzionalmente corrotto e corroso dalla illegalità presente con la presenza dell'Inter. È una presenza infamante per il calcio italiano, perché tutto il mondo è a conoscenza degli imbrogli. E se il New York Times sbirleffa la Gazzetta dello Sporco, cioè qui davvero in Italia ci mettiamo i prosciutti, ci mettiamo le mani davanti agli occhi per non vedere. Ma davvero possiamo stare zitti di fronte a questo? Intanto cominciano gli europei. Nelle prossime ore cominciano gli europei. Pensate un po'. Gli europei, di cui l'Italia è detentrice, è molto molto particolare. Europei 2024, ecco qua, Germania-Scozia, si apre alle 21, poi domani Ungheria-Svizzera, Spagna-Croazia e Italia-Albania. Sì, cominciano i mondiali, gli europei. Che europeo sarà? E chi lo sa? Io, come ben sapete, ho già dichiarato apertamente le mie posizioni che non vi interessano, non ce ne frega proprio, giustamente devo dire, ma è anche giusto ricordare che sarebbe molto interessante, davvero molto interessante, che si applicassero alle squadre le regole base a tutti i livelli. E invece ci troviamo a gridare in un deserto di vergogna. Perché questo è un deserto di vergogna. Questo è uno scandalo totale. Cioè non si può consentire a delle società di uscire dal calcio per inadempimenti, quando poi c'è una squadra inadempiente a tutti i livelli, che francamente ci fa vergognare del campionato italiano, perché l'Inter ha messo alla berlina il calcio italiano. Il suo fallimento è risaputo in tutto il mondo. La vicenda Zhang, guardate, ha fatto ridere il mondo. Lo hanno liquidato, lo hanno estromesso
in una maniera che non sappiamo, perché la procura non indaga, che la procura non può girarsi dall'altra parte rispetto a un pignoramento, rispetto ad un'escussione, rispetto a delle sentenze dello stesso tribunale su Zhang. Perché vi ricordo che Zhang al Tribunale di Milano è stato dichiarato colpevole di quello che veniva accusato. Però tutti zitti, si parla di altro, si fanno fare le plusvalenze alla Juventus, si mette in discussione il passaggio di quote del Milan da un padrone all'altro, ma questi no. Questi hanno operato per cacciare Zhang. Ma perché voi ancora state a questo? L'operazione l'hanno fatta dall'interno dell'Inter, quella di OH3. Ma di questo avremo modo di parlarne poi successivamente. Mi fermo qui. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno. Alla prossima.